abbiamo un bel filmato che riguarda l'Albergo Reale d'Italia, successivamente denominato l'Albergo Italia, ed era situato di fronte al teatro in Via Emilia, di fronte al teatro sociale. La struttura era ospitata nell'antico palazzo dei nobili della Tela. Allora, la struttura è stata attiva dal 60 all'83. Quindi dal 1960 al 1983 è stata gestita proprio nella chiusura di questa sua attività dalla famiglia Torta. Adesso che non c'è più questa struttura, per ricordarla è stata organizzata da parte di Bruno Torti, che è uno dei figli del titolare, una bella mostra dove? A Molino dei Torti, che era il paese natale del signor Emilio. Il signor Emilio, che era la famiglia praticamente che ha gestito questo hotel. Andare lì a rivedere questa bella mostra ha fatto effetto, no? Una vera nostalgia per vedere. Emozioni, emozioni a manetta, per vedere tante cose che io ho avuto anche la fortuna di frequentare. Di frequentare, no? Certo, certo. Qualche volta ho avuto, non sempre, ma ogni tanto riuscivi ad entrarci. Esatto. Per cui abbiamo visto fotografie, abbiamo visto libri, abbiamo visto divise di quello che erano il personale, le ricette che facevano. Poi abbiamo conosciuto anche tantissimi personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, del jet set internazionale, che hanno frequentato questo hotel. E lodato sempre. E sempre lodato. Per cui apprezzato. Un bel ricordo di quello che è stata un po' la Voghera, che fu un bel po' di nostalgia, perché abbiamo detto che un po' di nostalgia ci voleva. Noi vi presentiamo questo filmato. Le riprese sono fatte da me e da Giancarlo Sacco, che è il videomaker ufficiale di Voghera. Per cui vi diciamo buon divertimento e ci vediamo alla prossima. Quarantennale della chiusura dell'Albergo Italia, un albergo che ha fatto la storia di Voghera. Bruno Torti è qui con noi a raccontarcelo. Beh, posso ringraziare di essere qui a Molino, il paese di papà, e ringraziare queste signore che hanno allestito, hanno voluto allestire questo ricordo di
dell'Albergo Italia e di Papà soprattutto perché è nativo di qui. È una cosa che mi emoziona anche oggi. E diciamo che abbiamo avuto dei bellissimi ricordi, abbiamo avuto un lavoro stupendo e abbiamo collaborato tutti noi tre fratelli, Franco, Piero ed io, con papà e mamma, che era molto intelligente mamma perché era proprio la mente di famiglia, e abbiamo condotto insomma al meglio l'Albergo Italia per tutto questo periodo che è stato abbastanza lungo e che ci ha dato tante soddisfazioni, anche perché è stato frequentato da tanti personaggi, abbiamo conosciuto personaggi del cinema, del teatro, della televisione, dello sport, della nobiltà anche. Diciamo che è stata una grande bella cosa, insomma, è un bel ricordo che porto dentro. E soprattutto lo dedico a loro, perché è un pensiero anche, lo vorrei rivolgere al personale che ha lavorato con noi, perché erano gente indefessa che lavorava anche 14 ore al giorno senza mai lamentarsi. Forse c'era bisogno anche di guadagnare, di rifarsi dopo la guerra specialmente, e c'è stata una ripresa e tutta la gente voleva insomma emergere un po' nella loro vita quotidiana. Comunque niente, oggi mi ricordo tutto questo e ne porterò un bel ricordo di questa manifestazione. La mostra è così articolata. All'inizio, subito lì sulla destra entrando, abbiamo le foto di voi familiari, giusto? Esatto, sì, c'è la storia di papà praticamente, da dove è partito, dalla cascina dove è nato, erano in 10 fratelli, uno è rimasto in guerra purtroppo, poi niente, c'è un po' tutta la loro storia, ci sono i ben serviti di quando ha cominciato a lavorare al buffet della stazione di Voghera, perché a scuola non andava bene, era elementare, la maestra le ha detto è meglio che vai a zappare la terra, e questa è la risposta che oggi portiamo. Infatti poi l'abbiamo visto anche in cucina, perché ci sono anche le foto in cucina, no? Sì, poi ci siamo anche noi, ci siamo dati da fare, facevamo la sala e facevamo la cucina anche per, a volte rimanendo senza cuochi, cercavo. Il lavoro andava, continuava, non c'era mai interruzione perché avevamo sempre qualche cuoco in cucina. Seguendo poi abbiamo le immagini antiche delle fotografie in mezzo a Via Emilia dell'albergo e poi successivamente le immagini con i reali che sono venuti anche a rendervi omaggio, no? Perché sono state delle mostre e abbiamo offerto i nostri piatti e delle tazze con l'emblema reale, che l'hanno gradito moltissimo. Poi abbiamo avuto il menù, perché abbiamo visto il menù, abbiamo avuto un allestimento di quello che è l'arredamento interno dell'Albergo Italia e poi, facendo una panoramica, abbiamo visto tutti i personaggi famosi o moltissimi dei personaggi famosi che sono arrivati, no? Sì, in Carli dovrei metterci tutto il giorno, perché sono stati tantissimi veramente. Tutti personaggi che ritornavano a passaggio, nel passaggio di Voghera ci venivano a trovare, questa è stata una gran bella cosa. La chiusa di questo percorso è invece il tavolo apparecchiato per modo e maniera che quello che potevano essere i matrimoni che si svolgevano all'interno dell'albergo. Sì, ne abbiamo fatti molti di matrimoni, diciamo questi che sono esposti, che sono tutti di Molino, erano i matrimoni forse più grandiosi, perché loro invitavano magari 150 persone, 200 a volte, perché allora c'era la tradizione che si invitava anche il parroco e la giunta comunale, insomma
erano molto molto numerose, sono stati i matrimoni più numerosi che abbiamo fatti all'Albergo Italia. Rinverdire un po' il ricordo di questa struttura che comunque ha fatto la storia di Voghera era una necessità. Beh, certamente, e sono contento perché oggi ho visto gente qui alla mostra con le lacrime agli occhi, è stato emozionante. Grazie a Bruno Torti, è stato un piacere. Anche per me, grazie.